Ciao a tutti, sono Alessia di Ipotesi Viaggi, grazie per essere qua a partecipare a questa nostra diretta sull'Australia. L'Australia perché? Perché siamo specialisti per questa destinazione. Io con le mie colleghe Katia, Ilenia, Chiara, Michele e Paolo, il mio socio, vi diamo appunto il benvenuto e vi ringraziamo. Come vedete non sono da sola, abbiamo una coppia di sposini che sono appena rientrati dal viaggio di nozze e che ci vogliono appunto raccontare l'Australia. Ma siccome parlano solamente coalese e australiano, e non so quale delle due lingue sia più comprensibile, ho chiesto a un traduttore di aiutarci. E quindi vorrei presentarvi Giovanni Pinnato, è il nostro commerciale di Quality Group, il nostro partner per tanti viaggi, non solo Australia. Quindi, in attesa che vi allacciate le cinture per partire con noi, lascio la parola a Giovanni e buon viaggio. Grazie Alessia e grazie alla coppia di sposini, direi. Mi sembra che siano tornati veramente felici dal viaggio. Mi hanno confessato che saranno in tre tra 9 mesi, comunque. No, grazie a te, a Paolo, ovviamente a tutto lo staff dell'Ipotesi Viaggi per averci dato la possibilità di presentarci con te alla clientela di Facebook, al panorama che Facebook ci offre, a questa nuova possibilità e presentare quello che è una delle nostre destinazioni principali del mondo Quality Group. Quality Group è un consorzio formato da 9 tour operator, specialisti in tutte le parti del mondo, ma sull'Australia diciamo che abbiamo veramente un pezzo di cuore. Per ogni operatore ovviamente c'è uno specialista e questa sera abbiamo con noi Roberto Boni. Roberto Boni che è collegato Ciao a da tutti. Torino. Ciao Roby. Ciao, ciao a tutti. Ciao Giovanni, ciao Alessia. Ciao. Ci presenterà quello che è la sua destinazione. Lui è il papà dei nostri cataloghi sull'Australia, colui che tutti gli anni si impegna a far sì che il prodotto sia sempre nuovo e al passo con i tempi, perché probabilmente abbiamo un'idea anche dell'Australia, forse a volte sbagliata. Dimmi se sbaglio, Roby. Dobbiamo pensare sempre che in Australia ci vogliano 3 mesi per fare un viaggio, abbiamo No. bisogno di 3 mesi di vacanze per fare un viaggio. Spesso non è così, ce lo racconterai questa sera. Io Esatto. non rubo più tempo al tuo racconto, quindi allacciate le cinture perché si sorvola sulla strada. Saluto anche Ilenia e ringrazio Luca in regia e partiamo con questo viaggio stupendo in Australia. Buona visione a Grazie. tutti. Grazie Giovanni, grazie a tutti, grazie a tutti i collegati. Rispondendo alla domanda di Alessia, probabilmente è più semplice il coalese dell'australiano. Per chi di noi mastica un po' l'inglese, se uno pensa di saper parlare inglese quando va in Australia, ahimè, parlano l'australiano e non l'inglese. Comunque, ci si fa capire, siamo re dei gesti, siamo figli di Totò e di Peppino, per cui come nella scena in Piazza del Duomo, voulez-vous savoir, ce la caviamo. Ecco, diciamo così. Quindi partiamo e vi porto per i prossimi 50 minuti in Australia. Facciamo questo viaggio, è un viaggio, una narrazione fatta di immagini e vi vogliamo far scoprire quelle che possono e sono le esperienze che si possono vivere in Australia viaggiando appunto nella destinazione. Prima di arrivare al territorio, una veloce introduzione su come si arriva in Australia. Io mi ricordo che il primo viaggio che feci in Australia circa 30 anni fa, prima di arrivare, passarono 3 giorni, arrivai che ero già stanco, avevo l'herpes. Oggi diciamo che la modernità e diciamo, l'avvento delle nuove compagnie, in particolare medio orientale, hanno reso la destinazione più lontana, tra le più lontane dalla nostra penisola, molto più vicina e molto più accessibile. E tenete conto che si parte un po' da tutti gli aeroporti italiani e se si arriva sulla città di Perth, capitale del Western Australia, che si affaccia appunto sull'Oceano Indiano, in 17 ore e 45 minuti siamo all'aeroporto di Perth. Tenete conto che arrivare a Los Angeles più o meno sono 13 ore, per cui molto più vicina di quello che
immaginiamo e si arriva la sera, si parte di giorno, alla sera siamo già col badge sulla camera per iniziare la nostra avventura nel continente australiano. Che cos'è l'Australia? Prima di parlare dell'Australia bisogna partire da un riferimento, da un luogo che sono, diciamo, lo spazio, le dimensioni del continente. Non è appunto un paese, ma un continente molto grande. Le due cartine in sovrapposte vi possono dare con efficacia quelle che sono appunto le distanze e le dimensioni del continente australiano. Hobart in basso a destra è più o meno all'altezza di Alessandria d'Egitto e Darwin più o meno sono le coste della Scozia, per una estensione di circa 3.400 km da nord e sud e 4.300 km da est a ovest. Per cui tenete sempre presente le distanze, è un elemento che ci seguirà per tutta la presentazione. Distanze, dimensioni del territorio vuol dire che abbraccia più longitudini, più latitudini. In Italia abbiamo siamo all'interno di una longitudine e una latitudine, mentre nel continente australiano siamo attraversati da tre longitudini e tre latitudini. Ciò consegue che a seconda di dove ci troviamo abbiamo un territorio, un clima diverso. La cartina mi aiuta meglio a rappresentarvi questa diversità di territorio e di clima. La parte a nord, quella colorata di verde, siamo nella fascia tropicale, per cui clima tropicale con le due stagioni secca e umida, poi lo vedremo. La parte dell'Australia, che è gran parte del continente australiano, quella di rosso è l'outback. Vedremo che cos'è l'auto, diciamo aree desertiche. Colore crema, un po' più chiaro, sono le fasce costiere dove abbiamo un clima primaverile tutto l'anno, e la parte azzurra è il clima continentale, le quattro stagioni converse all'emisfero boreale. Per cui, come poc'anzi vi ho appena detto, siamo l'emisfero australe, le stagioni sono converse rispetto all'emisfero boreale. Per cui quando da noi è inverno, noi stiamo lì per preparare l'albero di Natale, mettere le palline sull'albero e pensare se mangiare il cotechino e le lenticchie, in Australia vanno a fare mare a Bondi Beach, per cui abbiamo un caldo molto importante appunto nei nostri mesi invernali. Mentre quando da noi è estate, in Australia è inverno, per cui completamente diverse le quattro stagioni. Un distinguo che vale per gran parte del continente australiano, tranne per la parte nord, che era quella che vi ho appena fatto vedere, dove abbiamo le due stagioni, una stagione umida che va da dicembre ad aprile e una stagione secca che prevalentemente va da maggio a ottobre. Quindi, in pillole, cos'è l'Australia? L'Australia è un continente immenso, 7.687.423 chilometri, mi fa male quasi a dirlo, 301.000 chilometri quadrati è l'Italia, 25 volte la superficie dell'Italia, 25 milioni di abitanti, Olanda e Belgio, o probabilmente le regioni del nord Italia, densità 2,79 chilometri quadrati abitanti per chilometro quadrato. Tenete conto che la media italiana è 202, ma visto che giochiamo in casa, in Lombardia è di 404. Il continente australiano è uno dei pochi dove si misura quante persone hanno a disposizione chilometri quadrati, cioè viene fatto il ragionamento contrario per via della vastità della sua superficie. Capitale Canberra, un puntino qua col mouse, tra Sydney e Melbourne, fu proprio creata per pacificare le due città principali, Melbourne e Sydney. Viene creata questa città dal nulla, che in lingua aborigena vuol dire appunto punto d'incontro. PIL pro capite, che è un dato che ci dà più o meno il tenore e il livello anche di ricettività a costo della vita degli australiani, e tenete conto che gli australiani stanno mediamente bene, sono un po' più ricchi di noi per via delle grandi risorse minerarie che offre il territorio, di 53.000 il prodotto interno lordo per persona, quello della Lombardia, che è la regione più ricca italiana, di 33.000. Dati, numeri che poi ci aiutano per capire meglio quelle che possono essere le esperienze australiane che possiamo vivere se si viaggia appunto nel continente Down Under. Da sinistra a destra in senso orario, la natura tropicale delle regioni a nord. Non siete nel Borneo, non siete nelle foreste del Sud America, siete in Australia e le vedremo insieme. L'altra esperienza, le città australiane. Se si vuole capire come vivono gli australiani,
e scorgere questo city lifestyle e questa cultura della modernità, bisogna immergersi nelle città australiane. La cultura, una cultura viva, non una cultura antica, non una cultura antologica, la vedremo insieme, quella fatta di genti. E quella cultura aborigena. Le esperienze mare, sì, ci sono, si possono fare, vediamo come gli australiani poi intendono vivere l'esperienza mare. L'outback, il deserto australiano, l'esperienza del safari australiano, quello appunto poi del safari, appunto del marsupiale autoctoni del continente australiano. E poi chiaramente tutte le sfumature che si riverberano da queste principali esperienze. Partiamo per il viaggio, partiamo appunto e scopriamo insieme, facendo questo, alziamo il drone, vediamo dall'alto il territorio e scopriamolo insieme. Che cos'è l'outback? L'outback è un neologismo tipicamente australiano, cioè se tu dici outback in Inghilterra e in America si guardano e ti dicono che cosa mi stai chiedendo. L'outback vuol dire, tradotto in maniera massiva, vuol dire tutto ciò che ha le spalle del mare. L'outback è il deserto, l'outback è la pampa, l'outback è la tundra, sono tutti paesaggi che hanno un comune denominatore. Questo comune denominatore è l'assenza della testimonianza dell'uomo, cioè aree, diciamo, spopolate, e questo è l'outback. Non ha confini geografici, ha un confine territoriale, che è gran parte del continente australiano, e toccandolo gran parte, le sue caratteristiche sono queste che vedrete nelle immagini che seguiranno, per cui le architetture dell'uomo, la testimonianza dell'uomo viene sostituita dall'architettura della natura, una natura antica. La terra d'Australia faceva parte del grande continente africano, per milioni d'anni si è depositata lì in fondo al Pacifico, ma è una morfologia che ha tanti punti in comune, tanti, al Corno d'Africa, per cui una terra antica, una terra mineraria. Infatti il colore prevalente dell'outback, il deserto australiano, è il rosso. Il rosso che cos'è? I sedimenti minerali, gran parte carbone, che a contatto con l'aria, quando ci dimentichiamo le chiavi all'aperto, poi l'ossidazione e la ruggine, crea questo colore rosso, che è il colore predominante dell'outback australiano. Per cui paesaggi che sono gran parte di grandi deserti di sabbia rossa, che si intervallano a queste architetture di roccia arenaria che attraversano tutto e gran parte del continente australiano. E questo è il paesaggio che noi possiamo vedere, ammirare, di cui noi siamo i padroni, perché probabilmente, se escludiamo Hyers Rock, uno dei luoghi più iconici d'Australia, bellissimo ma turistico, siamo gli unici testimoni di questa bellezza. L'elemento della scarsità di persone insieme a voi che visitano quel luogo è un elemento che si può trovare in Australia, nell'outback e in altre poche parti del mondo. Queste sono immagini che vi raccontano che probabilmente guidate questa macchina e forse dopo un paio d'ore vedrete qualcuno che vi incrocia. Laghi salati immensi, la vastità appunto dell'outback australiano. E quando poi la notte scende, dovete guardare verso il cielo e avrete un'altra bellezza bellissima, che è quello della volta stellata dell'emisfero australe. Pertanto voi sapete che la Southern Cross o la Milky Way si possono vedere soltanto dall'emisfero australe, dato che non c'è inquinamento atmosferico né di illuminazione e il cielo stellato australiano è stupendo. Laghi salati. E cos'è l'outback? Questa immagine forse lo racconta meglio di quello che sto provando a spiegare. L'outback è un aeroporto di un gate che potrebbe essere grande come la drogheria sotto casa vostra. Ed è servito perché ogni cittadina piccolissima è servita da un aeroporto, non utilizzano il treno, anzi non vanno neanche così tanto bene in Australia, ma il loro mezzo di trasporto principale sono i voli, e questi voli arrivano ovunque. Anche in questa città dove ci sono i minatori c'è un piccolo aeroporto con un piccolo aeroplano che li ha portati. E poi da cosa è abitato l'outback? Da questi villaggi storici che sono la storia d'Australia, raccontano la corsa all'oro, quella che fu fatta intorno ai primi dell'Ottocento. I primi esploratori, i primi migranti dal Regno Unito venirono portati in Australia
molti dei quali erano galeotti, molti dei quali venivano sovvenzionati per abitare l'Australia, e c'era appunto la via dell'oro. E queste cittadine di legno con i portici raccontano un passato, okay, non tanto così lontano. E poi Uluru, in lingua aborigena, Ayers Rock, il monolito sacro per la cultura aborigena, 350 metri d'altezza per 9 km di circonferenza, il simbolo d'Australia, il punto geografico centrale dell'Australia. Questo monolito, all'alba e al tramonto, vale il costo del biglietto, vale il viaggio. La luce del sole che riflette parallela illumina la roccia d'arenaria e crea questo effetto luminoso ottico unico al mondo, come se qualcuno da sotto avesse acceso appunto la roccia d'arenaria. E come vi dicevo, la Milky Way, quando poi la sera cala. Se ci spostiamo e andiamo a nord, abbandoniamo le aree desertiche dell'Outback, che sono comunque il deserto di Simpson e il deserto di Victoria e gran parte delle regioni centrali, ci spostiamo a nord. A nord vuol dire che abbracciamo tre regioni molto importanti: la zona del Kimberley, la zona del Harman, che è Kakadu National Park, il parco nazionale più grande d'Australia, e la zona di Cape York, la penisola di Cape York. Facendo un viaggio più o meno dal centro australiano di 2000 km, cambia il set cinematografico. Entriamo in un altro mondo, entriamo in un altro paese, è come se noi barcassimo la porta e ci trovassimo appunto in un altro luogo, ma siamo sempre all'interno del continente australiano, per cui un continente che offre paesaggi eterogenei, non monotematici o monocolore. E cosa vediamo? Vediamo ad esempio questa immagine, selezionata per caso, di Ubi Rock. Siamo sull'altura di Ubi Rock, a 100 metri ci sono delle pitture rupestri antiche, circa 25.000 anni, e da qui possiamo vedere le piane del Kakadu National Park. Quelle che vedete in fondo sono le pozze d'acqua che in lingua aborigena si chiamano Billabong, da cui è stato creato come nome la nota marca di sportwear australiano, appunto Billabong, di cui noi abbiamo un infradito o dei pantaloncini. Pertanto, cambia il paesaggio, cambia la natura, una natura verde, perché questa natura è alimentata dai grandi monsoni che provengono dall'India, dal nord dell'India, che lambiscono l'Indonesia e abbracciano la parte nord del continente australiano. Quindi dove c'è verde c'è speranza, dove c'è verde ci sono anche molte piogge. Il periodo delle piogge, come vi dicevo, da dicembre a marzo, creano poi questo manto erboso, questo manto di foreste millenarie che si offrono appunto al viaggiatore. Per cui, facendo 1500 chilometri, lasciamo le scarpette e gli scarponcini della Billabong sporchi di terra rossa e li immergiamo nella natura verde appunto della fascia tropicale del continente australiano. Un continente, come vedete, le cui, diciamo, forme geologiche rimangono invariate, queste grandi squarci di roccia, di canyon, di roccia arenaria, che però sono poi ricoperte e abitate dalla foresta pluviale appunto delle regioni a nord. Regioni che poi nei periodi ex post piogge sono completamente poi in alcune regioni alluvionati dalle acque, e qui più che fiumi sono dei sistemi fluviali, offrono la possibilità di fare delle crociere per fare anche semplicemente del bird watching, dei safari acquatici, una delle esperienze più belle che si possono vivere in Australia. Questo è il nord, e spostandoci a sud, facciamo da nord a sud 3.400 chilometri, andiamo a scoprire quella che è una regione importantissima del continente australiano, là il sud d'Australia, che è importante perché, seguendo il MAUS, abbiamo qui concentrati le città più importanti d'Australia, come Perth, capitale del Western Australia, Adelaide, capitale del South Australia, con Kangaroo Island, la vedremo insieme, Melbourne, la capitale del Victoria, Canberra e Sydney. Oltre, e non dimentichiamoci, la bellissima, spettacolare Tasmania. Quindi, anche qui il paesaggio cambia, perché cambia il clima determina appunto
lo scenario a cui noi possiamo assistere. E abbiamo una natura boschiva, in quanto le quattro stagioni che interessano il sud dell'Australia determinano il cambio dei colori della natura. È una natura boschiva, è un clima più simile, diciamo, di casa nostra, per cui quello diciamo, del nostro inverno, della nostra primavera. E la natura ne rispecchia appunto la simbiosi. Qui siamo anche in presenza del punto d'Australia dove ci sono i rilievi principali, che non superano mai i 2.700 km, vado a memoria, che sono nello stato del Vittoria e nell'isola della Tasmania. Una natura boschiva che potrebbe assomigliare alle nostre grandi foreste del nord Italia o del centro Europa, e la foresta tropicale viene sostituita dalla foresta dei boschiva. I paesaggi sono molto più sterminati, la natura è più bassa, se non ogni tanto incontrare delle grandi foreste di kauri. Kauri sono le sequoie australiane, sono alberi, questi che vedete sono nella regione di Pemberton, Margaret River, più o meno 3 ore e mezza a sud di Perth, alti fino a 70 metri e sono monumento nazionale. E poi abbiamo Kangaroo Island, un zoo a cielo aperto, le Galapagos australiane, un'ora di 40 minuti di volo da Adelaide o un'ora di traghetto da Cape Jervis. Arriviamo in un microcosmo di 70 km per 130 km di lunghezza, che racchiude in sé il 90% della flora e della fauna del continente australiano. Un'esperienza assolutamente da prevedere se si pianifica un viaggio in Australia. Ma certamente Alessia e le colleghe di Ipotesi Viaggi ve lo suggeriranno certamente. E poi, sì, questa è anche la zona dove il clima è favorevole a quella che è la cultura della vite. Va detto che i nostri italiani nell'Ottocento, insieme ai francesi, aiutarono gli australiani a creare appunto la vinicoltura. Le regioni del vino, importanti perché? Perché se noi vogliamo fare un'esperienza enogastronomica, un'esperienza anche di tasting di quello che sono i prodotti locali, sono gran parte nella parte sud del continente australiano. Perth con Margaret River in alto a sinistra, Adelaide con Barossa Valley, Clare Valley, McLaren Valley, la zona del Vittoria con Yarra Valley, la Tasmania che di per sé è una regione enogastronomica per eccellenza, o la zona di Sydney con Hunter Valley. Qui possiamo fare un'esperienza appunto vinicola, enogastronomica, e gli australiani più di altri paesi hanno capito molti anni prima di noi che la vinicoltura poteva essere non soltanto un prodotto di esportazione, ma un prodotto di conoscenza, per cui hanno aperto le cantine, le hanno rese confortevoli, belle, moderne, dove clienti, le persone, i viaggiatori possono vivere un'esperienza all'interno appunto delle grandi winery australiane. E poi la parte sud del continente australiano si affaccia appunto sulla parte delle correnti fredde, e ci troviamo anche lungo la costa in villaggi che potrebbero sembrare quelli del Canada, delle coste del New England, per cui villaggi di pescatori che si affacciano sulle coste, e questo è il paesaggio appunto della costa del sud, costa che poi completiamo con uno degli scorci più conosciuti, famosi, iconici d'Australia, che è quello della Great Ocean Road, con i 12 apostoli, ma anche detto che di 12 ne sono rimasti 9, e sono i faraglioni d'Australia, e questa è una delle tratte di strada, sono circa 275 km, più belli panoramici che si possono fare in macchina. Andando avanti con le esperienze da dove siamo partiti, cerchiamo anche di capire che cos'è un'esperienza mare, come si può fare mare in Australia. Quando me lo chiedono, sono migrato un po' la testa come sto facendo adesso. Ho un po' di difficoltà, ma perché? Perché il mare australiano e la cultura del mare australiano è molto diversa rispetto alla nostra. Intanto partiamo da un elemento geografico, sono 37.000 km di costa, tantissimi. Diciamo che la parte nord, seguendo sempre il Maus, non è balneabile per via della presenza dei grandi coccodrilli eustaurini che abitano appunto, trovano l'habitat lungo le coste, e diciamo che le coste a sud, che si affacciano appunto sulla
oceano freddo non sono adatte appunto al bagno, al soggiorno mare, se non alcune eccezioni nella zona di appunto di Albany fino a Margaret River, dove ci sono dei bellissimi scorci e speranze di spiagge e di lagune. Diciamo che la parte balneabile è la parte centrale del continente australiano, se non poi vediamo anche le isole, per cui tanti chilometri di costa. E questi chilometri cosa sono? No, non sono questi. Questa è una foto di casa nostra, non mi ricordo se è uno scorcio del Levante Ligure o della costa amalfitana, non me lo ricordo, però questa, diciamo, un po' estremizzata, è un po' la nostra cultura del mare, una cultura del mare statica, organizzata, conviviale, diciamo così, per cui ci piace stare sotto l'ombrellone, parlare, fare il bagno, andare a prendersi l'aperitivo, il caffè, il parcheggio dietro lo stabilimento. Un po' questa è un po' la nostra vita da mare. Poi anche noi abbiamo spiagge solitarie dove fare un mare in spiaggia, diciamo, un po' più wild, ma diciamo questa è gran parte del nostro paesaggio costiero, mentre queste sono le coste australiane. Il mare per gli australiani è un mare dinamico, è un mare solitario per tante ragioni. Il primo, da dove siamo partiti, 25 milioni di abitanti, di cui gran parte vivono nelle grandi città. Nelle cinque città principali australiane vive l'80% degli australiani, per cui avete 5 milioni di abitanti sparsi su un territorio due volte l'Europa. Anche facendolo apposta, chiamandole tutte a raccolta, non troverete mai un affollamento nelle spiagge, se non quelle che sono legate alle città: Bondi Beach per Sydney, St Kilda per Melbourne, Scarborough Beach per Perth. Sono le spiagge delle città, un po' come andare a Ostia per i romani. Ok, fatta eccezione e Gold Coast e Noosa per Brisbane, diciamo il mare australiano è questo: un mare solitario, un mare selvaggio. Gli australiani entrano con il loro 4x4, tirano giù il portellone, birre, cane più delle volte, pallone da rugby australiano, non da europeo, e vivono il loro momento di spiagge. Difficilmente vedrete l'australiano che, come spesso capita a casa nostra, alle 8 del mattino mette giù la stuoina, si mette l'olio, la crema e prende il sole per gran parte della giornata. Questo lo fanno gli europei, non lo fanno gli australiani, non amano molto, per loro è surf, per loro è essere dinamici, e muoversi, pescare, per cui non è stare fermi, e non lo fanno certamente gli orientali, che è una comunità molto presente nel continente australiano. Quindi se si mette giù la stuina, probabilmente qualche australiano ti passerà vicino col 4x4 e ti guarderà così, un po' strano. E queste sono le spiagge, per cui questi sono chilometri, chilometri, centinaia di chilometri, spiagge solitarie. Questo è il mare nelle spiagge australiane, per cui come vedete c'è una differenza di territorio, ma anche culturale, di approccio. E poi è un mare talmente selvaggio che ogni tanto viene frequentato dai veri abitanti del continente australiano, che sono i canguri. L'altra esperienza parallela alle spiagge è certamente sì quella della grande barriera corallina, l'unico organismo vivente visibile dallo spazio, 2300 chilometri, che si estende, si srotola lungo la costa occidentale, orientale, da Cape York fino a Fraser Island, che è l'isola di sabbia più grande al mondo. Allora sì, qui è un mare che è quello un po' più nelle nostre corde, quando viaggiamo, andiamo alle Maldive, andiamo ai Caraibi, allora possiamo vivere le esperienze delle isole della grande barriera corallina. Isole sono diverse tra di loro, sono tantissime, poche abitate, poche con le infrastrutture, isole grandi all'interno della grande barriera e isole più piccole, stile atollo maldiviano, direttamente sul reef. Va anche detto che la barriera corallina non è prospiciente la spiaggia, è a 70 miglia marine, circa 130 chilometri dalle coste, più o meno a seconda di dove ci troviamo, e si raggiunge dopo 2 ore di navigazione o 40 minuti di voli Cessna, diciamo. Quindi se si vuole vivere l'esperienza della barriera corallina, si sta direttamente a dormire su un resort della barriera corallina, o si può fare un'escursione in giornata
e rientrare alla sera dal punto di partenza. Le isole tra di loro sono molto diverse, e come vi dicevo, isole grandi, isole verdi, dove si può vivere anche un soggiorno dinamico, alle isole più piccole, direttamente su reef, come questo che vedete, che è intorno all'atollo di Ronaina. Se non lo sapevate, poi abbiamo anche una seconda barriera corallina australiana, poco conosciuta, ma bellissima, verrebbe da dire anche forse più bella, più nascosta, ed è quella del Ningaloo Reef. Dove ci troviamo? Siamo nel Western Australia, Oceano Indiano, capitale Perth, 1700 km a nord, 2 ore di volo, o si può raggiungere dopo un bel self-drive di almeno 3-4 giorni, e possiamo arrivare nella località di Exmouth. A 140 km c'è la località di Coral Bay, che si affaccia appunto sul Ningaloo Reef. Qual è la particolarità del Ningaloo Reef? Sono soltanto, diciamo così, soltanto 280 km di reef, ma è attaccato alla spiaggia, per cui anche per chi non sa nuotare, con le scarpette adatte nelle vie di sabbia, può vivere l'esperienza appunto dello snorkeling del reef. Come vedete, questa immagine spiega meglio delle parole che vi ho detto poc'anzi, che è un reef molto vicino alla spiaggia, per cui è accessibile ai più, ma la particolarità, come vedete dalle immagini, se fossimo negli Emirati Arabi avrebbero già costruito probabilmente 5 palme, 20 grattacieli, non c'è nessuno. Qui e là qualche casetta, villaggio, e questa è il Western Australia, questa è l'Australia, soprattutto la parte del Western Australia che è differente dalla costa orientale, che è più sfruttata, dove ci sono le coste di Nusa, della Gold Coast, mentre il Western Australia è molto più selvaggio. Quindi c'è un piccolo centro che si chiama Coral Bay, sono 2 hotel e un camper van, e questo è il punto Ningaloo Reef nel Western Australia. Bellissima esperienza mare. Andando avanti per le esperienze che possiamo vivere nel continente australiano, da non dimenticarci, da vivere assolutamente, quella delle città australiane. So che alcuni di voi storceranno il naso, perché uno dice vado in Australia, non vado per le città, però vi posso assicurare che sono un'esperienza tipicamente australiana. Se volete comprendere, capire, entrare in contatto con quella che è la cultura della modernità australiana, dovete vivere appunto le città australiane, che sono di per sé bellissime dal punto di vista naturalistico, dove sorgono. Lo scorcio che vedete è una delle tante baie della città di Sydney, una delle tante, perché le baie sono tante, e lo scorcio l'Opera House e il quartiere di The Rocks. Ma la particolarità delle città australiane nasce prevalentemente dal fatto che sono nate tutte nell'Ottocento. Le nostre città sono figlie della storia del mondo classico medievale, per cui nascono sulle vestigia, sulle architetture anche di 2000 anni fa, mentre le città australiane hanno avuto dei criteri urbanistici molto più moderne, per cui quando le hanno costruite già con un occhio alla non difesa, non alla protezione, non ci sono mura come in tante nostre città medievali, ma alla qualità del vivere, alla qualità del movimento, dello spostamento. Non avevano problemi di spazio, come avete visto le città australiane si sviluppano molto in orizzontale e anche in verticale, ma solo nei centri finanziari, per cui tradotto, città estesissime, bellissime, dove gli spazi verdi e le ciclabili a volte sono superiori alle zone edificate e alle strade che si trovano. Questo si inserisce poi anche con la cultura australiana, una cultura che vuole che i musei nazionali sono gratuiti, la cultura anglosassone vuole, come se si va a Londra, al British Museum, al National Gallery, non si paga, se si vuole si lascia una mancia, una tips. Molti dei mezzi di trasporto pubblici interni ai centri sono gratuiti, per cui c'è anche una fruibilità del territorio in maniera gratuita. Parchi estesissimi, curati come il miglior golf club lombardo, ok? Per cui tenete conto che ci sono le sdraio
per i turisti e la notizia che poi le sdraio le ritrovate il giorno dopo, perfette. E poi chiaramente ogni città ha una spiaggia. Le città australiane, come molti di voi sanno, molti ragazzi provano ad andare a vivere in Australia, provano a fare un'esperienza, molti professionisti, perché c'è una qualità, come dicevo, della vita molto elevata. Voi sapete che ogni anno molte riviste, come l'Economist, stila una classifica delle città per qualità della vita, le migliori al mondo, e per 5 anni è stata Melbourne, una città di 5 milioni di abitanti, 2 volte le dimensioni di Roma, per cui città complesse. Non sono le province nostre che vincono le città per migliore qualità della vita, ma sono città enormi e vincono questa classifica che deve superare 140 criteri. Voi direte: fortunati gli australiani. No, questa qualità della vita si respira, si sente anche soggiornando per qualche giorno nelle città australiane. Tutti fanno sport, se uno pensa di essere allenato, come sottoscritto, correndo un pochettino, va in Australia e torna a casa un po' con le orecchie basse, perché chiaramente gli australiani sono sportivi, hanno la possibilità, hanno le strutture, le piscine sono aperte dalle 6 del mattino all'aperto, le palestre, anch'esse se si passa, come è capitato a me, correndo lungo il fiume, lungo lo Yarra, alle 6 del mattino le palestre erano già piene. Questa cultura della sportività, viene a dire, della salute, del wellness, è molto parte appunto della cultura australiana. Infatti, gli australiani, quando fanno le Olimpiadi, essendo solo i 25 milioni, si classificano sempre tra i primi 10. Un motivo c'è. E poi, chiaramente, se si vive le città, si vive la cultura giovanile, la cultura metropolitana australiana, che è una via di mezzo tra gli inglesi e i californiani. Se voi volete fare dispetto a una madama dell'alta società inglese, dovete fare sposare la figlia o il figlio con un australiano, salvo che questo non sia ricchissimo, diciamo così, perché sono considerati un po' i cacciaroni. Sono i figli degli emigrati, sono i figli, i pronipoti dei carcerati che Sua Maestà mandava a Port Arthur in tardo, all'inizio dell'Ottocento, per cui, e poi, come dicevo, sportivi, surf è un po' lo sport nazionale insieme al rugby australiano. Questa cultura è una cultura che affascina, che piace, è parte del viaggio, è sicuramente uno degli elementi più belli. Lasciando gli australiani, andiamo a salutare, a trovare quelli che poi sono i veri padroni del continente australiano. E chi sono? Sono i grandi marsupiali. Per cui, per tutti quelli che ci stanno guardando, ascoltando e amano il viaggio, non soltanto come scoperta, come territorio, ma amano anche la natura, allora possiamo fare un safari tipicamente australiano, e che è quello della scoperta dei marsupiali australiani. Non abbiamo i Big Five, non abbiamo i grandi mammiferi del continente africano, ma abbiamo una natura autoctona del continente australiano. Questa natura che possiamo trovare sono i marsupiali, i canguri che avete visto nella slide precedente, oppure i loro fratelli più piccoli, che sono i wallaby. Sono sparsi su tutto il territorio australiano, in particolare i wallaby e canguri si trovano a tutte le latitudini del continente australiano. E poi abbiamo altri marsupiali che sono meno famosi, che si trovano in alcune regioni d'Australia, come il diavolo della Tasmania. Non fatevi ingannare da questa immagine tenera, pacciarotta, come si dice dalle mie parti, perché questo marsupiale, quando cresce, diventa alquanto antipatico. Chi di voi si ricorda i cartoni animati di Hanna-Barbera, il personaggio Taz, quello che girava sempre su se stesso, abbastanza arrabbiato, per usare un eufemismo, è proprio lui. Perché crescendo diventa il marsupiale, il carnivoro più grande marsupiale del continente australiano, con un caratteraccio, non si fa sempre avvicinare, questa è proprio una sua caratteristica, però quando è piccolo è tenero. Echidna, platypus sono due mammiferi unici, l'ho voluto proprio riportare perché sono dei mammiferi che depongono le uova. Oppure il wombat, un marsupiale anch'esso che mangia 20, scusate, mangia 4 ore e dorme 20 ore. La sua silhouette ce lo può raccontare. Una natura chiaramente primordiale che si affaccia su tutto il territorio australiano. E poi sì,
i koala, come non citarli? Il koala insieme al canguro sono i due, diciamo, marsupiali iconici, quando viene in mente Australia vengono in mente loro, come ci diceva Alessia all'inizio della presentazione, che la riportate a casa, essi sono un po' il leopardo australiano. Cosa vuol dire? Sono i marsupiali più difficili da vedere. Se guidiamo in macchina, giriamo un canguro, un warby, lo vediamo, lo si vedono e come. E invece i koala no, perché? La motivazione è perché il koala può vivere su una pianta per 25 anni senza mai scendere, fa tutto sulla pianta. Quindi dovete avere la fortuna di scorgerlo, di vederlo, lo vedrete lì che è aggrappato, che probabilmente dorme in quel momento. Scende dalla pianta quando finisce, esaurisce il nutrimento che sono le foglie d'eucalipto, o quando per sbaglio manca la presa e scivola per poi chiaramente velocemente ritornare su di nuovo l'eucalipto. Va detto che il koala non si vede su tutto il territorio australiano, ha bisogno di un habitat ben preciso, di un clima ben definito, che è il clima continentale, quel clima che vi facevo vedere all'inizio, per cui un'area fresca, diciamo, un clima meno caldo e non troppo freddo, che è quello che va, si sviluppa intorno alla costa orientale, da più o meno Adelaide Kangaroo Island fino a poco prima di Cairns, ma diciamo fino a Brisbane. Questo è il territorio, l'habitat dove si trovano gli eucalipti e dove il koala ha dimora. E poi chiaramente il quokka, che si può trovare a Rottnest Island, uno dei marsupiali più simpatici, che si fa fotografare veramente, è una sua caratteristica. Se scrivete quokka con le due cursal e lo googolate e andate a vedere, e vi rendete conto di cosa sto parlando. La natura diversa, selvaggia, delle praterie del nord, e poi chiaramente un'altra, voglio dire, natura, animale presente sul continente australiano sono i grandi coccodrilli eustaurini, i coccodrilli più grandi presenti sulla terra, si trovano appunto nella parte nord del continente australiano. Ok, li si può vedere in giro, spero non troppo vicino, oppure si possono anche vedere facendo delle crociere, soprattutto nella parte nord, Kimberley, Kakadu National Park, nella presa di Cape York, dove con un lamo vengono fatti saltare con un pezzo di carne, vengono fatti saltare e possono saltare fino a 3 metri fuori dall'acqua, e questa è una crociera. Personalmente non la amo molto, non amo far saltare i coccodrilli, però loro beneficiano perché mangiano e i turisti sono contenti, però certamente un'esperienza che si può fare e si può vivere. La natura, e poi completo con questa immagine, che è il Goan, è una grande lucertola che ci testimonia che l'Australia è una terra antichissima. E questo non è altro che un dinosauro in miniatura che è arrivato fino ai giorni nostri. Terra antica è una terra chiaramente bellissima, intatta, arrivata fino ai giorni nostri. L'altra esperienza che si può vivere nel viaggio, un viaggio in Australia, è quella della cultura. Cultura, qui a volte dobbiamo ben definire cosa intendiamo per cultura. Diciamo che quando si parla di Australia non viene in mente subito la cultura, perché un po' anche il nostro punto di vista di viaggiatori, sono sicuro anche di chi ci sta seguendo, è un po' la cultura, la collega subito a monumenti, a chiese, altari, vestigia, città, castelli. Parliamo tutte di memorie storiche, iconografiche, che hanno lasciato i popoli che ci hanno preceduto, gli imperi, i periodi storici, mentre la cultura in Australia la potrei definire di due tipi: una cultura moderna, che è quella che è espressa dagli australiani. Se viaggiate e se girate nelle città australiane vi rendete conto di questa cultura di modernità, che è un aspetto da tenere in considerazione, o una cultura antica, una cultura però fatta di genti. Quando gli inglesi, diciamo che arrivarono prima gli olandesi, anche in Nord America, New York si chiamava New Holland, poi gli inglesi più capaci, più caparbi, riuscirono a mettere la loro bandiera. Così accade anche in Australia. Però quando arrivarono non videro nulla, non c'era nulla, sembrava un continente spopolato.
E il motivo qual era? Che era già abitato dagli aborigeni, però la cultura aborigena è una cultura animista, è una cultura che non crede nel possesso, nella carriera, è una cultura nomade, non crede nella guerra, vive di quello che può offrire la terra. Per cui quando gli inglesi arrivarono, non videro nulla, poi li videro chiaramente, non videro nessuna città, nessun museo, nessun altare, nulla di tutto che poteva far immaginare che ci fosse un popolo, ma il popolo c'era e c'era da 30.000 anni fa. Questa più o meno è la data che gli antropologi sostengono della prima migrazione dalle coste di Sumatra in Australia. Quindi una cultura viva, una cultura fatta di gente, le memorie storiche della loro cultura sono incise e pitturate nella roccia. Quindi la testimonianza degli aborigeni è una testimonianza primitiva. Le raffigurazioni sono delle raffigurazioni semplici che raccontano la vita di tutti i giorni, la vita domestica, la vita fatta di cacce, e un motivo ricorrente è la mano, che è una delle prime arti, diciamo gesti quasi naturali che l'uomo ha fatto appena avuto modo di poterlo immaginare e pensare, quello della testimonianza. Io ci sono, io sono presente, e la mano ne testimonia la presenza. E come dicevo, sono scene di caccia, di raccolta, e queste pitture rupestri, incisioni rupestri, si possono trovare sparse su tutto il continente australiano. Alcune di quelle che abbiamo visto sono nell'area del Kakadu National Park, parco nazionale più grande d'Australia, nonché patrimonio dell'UNESCO, sia per ragioni legate alla flora e alla fauna, sia per ragioni culturali, per essere custodi di alcuni dei siti rupestri più importanti e più belli d'Australia. Per cui una cultura che ci lascia delle testimonianze di incisioni rupestri, oppure una cultura viva che possiamo conoscere e possiamo entrare in contatto con loro attraverso il corpo, il linguaggio del corpo, attraverso la danza, attraverso la parola, attraverso la musica. Questa è la cultura aborigena. Questo è il modo per imparare a conoscere una delle culture più antiche al mondo. E gli aborigeni oggi hanno avuto molti diritti che erano stati negati per tanto tempo, sono padroni di molte parti del continente australiano. Ad esempio, l'area di Ayers Rock è tornata di proprietà appunto della comunità Angu, che è la comunità appunto che risiede intorno a Uluru. Come vi dicevo, poi gli aborigeni sono sparsi su tutto il territorio australiano, dalle coste della Tasmania alle coste intorno a Darwin. E pertanto è una cultura viva, come vi dicevo, molto diversa da quella che noi immaginiamo. Da dove siamo partiti? Siamo partiti dalle esperienze, alcune così curiosità. Il ranch più grande al mondo è in Australia. Le dimensioni sono sempre un fil rouge che vi dicevo molto importante. C'è un ranch che è grande quanto la Sicilia, quanto il Belgio. Per cui immaginate di entrare e dopo forse 200 km trovate la casa dei proprietari, e ci si muove in tanti ranch, non solo quello, attraverso dei voli, dei piccoli Cessna, si raggiungono poi dei pub dove alla fine della giornata i mandriani vanno a bersi la birra. E poi sì, 38 milioni di canguri sono più che gli abitanti australiani. E poi la mobilità, come vi ho detto, il mezzo di trasporto più accessibile e anche più economico è il volo, è un mezzo utilizzato come noi utilizziamo i Frecciarossa, o se no ci si può spostare in auto. Spostandosi in auto, va detto che il 90% di quello che avete visto è accessibile con macchine non 4x4, con macchine standard, per cui non è richiesta una particolare abilità nella guida. Ci si muove su strade asfaltate, la guida è conversa rispetto alla nostra. Va detto che problemi di traffico fuori dai centri urbani non esistono, si vedono veramente poche macchine in giro. E poi la cosa bella, tenetevi forti, siete tutti seduti, che il costo della benzina è veramente bassissimo, 70 centesimi ad oggi, cioè rispetto a noi non hanno le accise sulla guerra d'Abissinia. Per cui muoversi in macchina, muoversi
o spostarsi in volo in Australia ha dei costi contenuti e questo è sicuramente un valore aggiunto alla destinazione. Io con questa immagine ho completato la mia presentazione, vi lascio con un'immagine suggestiva, questa vale il costo del biglietto, questa vale tutto, è il tramonto su Uluru, è una delle immagini più suggestive e questa, come dicevo, vale il costo del biglietto. E ringrazio voi che ci avete seguito e se avete domande a vostra disposizione se sono in grado di rispondere. Beh, che tu sia in grado di rispondere, Roby, credo non ci siano dubbi. No, ma se no io guardo su Google, guarda, non, cioè, se non so, faccio finta. Non ti becca nessuno, abbiamo capito che leggevi tutto. Esatto. No, abbiamo avviato anche il video parte, eccetera. Ci sono stati molti complimenti per il tuo racconto. Naturalmente l'Australia, anche con gli spazi che hai raccontato all'inizio, si presta molto anche per questo periodo, a mio modo di vedere, no? Certo. Dove la gente ha voglia di spazi aperti, ha voglia di libertà. Hai detto delle parole, io mi sono segnato qualche parola chiave, no? Che hai citato e raccontano tutte di libertà e di voglia di essere in spazi aperti come quelli che hai raccontato. Noi siamo in qualche spazio chiuso in questo momento, ma da questi spazi vorrei ringraziare ancora Alessia, Ilenia che sono collegate, Paolo che è collegato in remoto e di nuovo lo staff della Ipotesi Viaggi e lascerei la parola ad Alessia su questo tramonto per salutarci così, con questa bella immagine direi, no? Sì, un'immagine bellissima. Io adoro l'Africa, i tramonti africani, ma devo dire che anche in Australia ci sono dei tramonti bellissimi ed è un paese che quando ho iniziato a conoscere mi ha affascinato per tanti motivi, per la natura, per la sua gente che è molto molto genuina. Ho scritto qualche consiglio di libri da leggere nella chat prima di partire, uno che secondo me è molto molto divertente è quello di Bill Bryson, è un paese bruciato dal sole perché racconta degli episodi dove veramente il popolo australiano ne esce come un popolo molto molto genuino e molto molto simpatico. Quindi è un paese sicurissimo, non c'è microcriminalità. Non è poi così lontano, quando mi chiedono quanto è lontana l'Australia, io dico no, alla fine sono solo 6 ore da Singapore, quindi l'importante è arrivare a Singapore, poi da lì è un salto come canguro. Quindi vi ringrazio ancora, spero che questo viaggio virtuale vi sia piaciuto, noi siamo in agenzia per raccontarvi, approfondire qualsiasi zona dell'Australia che vi sia piaciuta, qualsiasi informazione. Riapriremo settimana prossima al pubblico. Come? Compresi i vini? Compresi i vini, perché durante l'ultimo viaggio sono riuscita a portare tutto il gruppo nella Clare Valley per fare una degustazione, ma ne faremo magari un'altra webinar, un'altra diretta dedicata magari un po' nello specifico anche al mondo dei vini. Alessia, ho dimenticato sì. Di dire una cosa importantissima, cioè oltre che tu aver visto l'Australia, per cui denota una conoscenza e si sente, ma ricordo a chi ci sta ascoltando, scusate, faccio ammenda, che Ipotesi Viaggio e tutto lo staff delle ragazze sono Aussie Specialist Premium, detta ai lavori vuol dire che hanno una qualifica di preparazione, hanno fatto dei corsi insieme al Tourism Australia, per cui sono una certa garanzia di preparazione e le figure migliori per potervi consigliare un viaggio in Australia. Ci tenevo a dirlo perché proprio me l'ero annotato. Posso fare una liaison invece, Roby, Alessia, faccio io una liaison, perché le ragazze di Ipotesi sono anche diventate specialiste delle aurore. È vero. Si sono specializzate, hanno fatto veramente degli approfondimenti su tutto quello che è il Nord Europa e tutto quello che sono le luci del Nord. Abbiamo fatto diversi momenti di formazione per questa cosa
quindi l'aurora verde del nord si collega alle aurore rosse dell'Australia, no, Roby? Vero, giusto, sì. La Nuova Zelanda anche. Quindi direi le luci di Sesto Calenda a questo punto. Quando al terzo sabato di luglio fanno i fuochi d'artificio, abbiamo tante luci anche lì. E, no, vi stavo dicendo, comunque noi settimana prossima appunto riapriremo, avremo un orario ridotto e cercheremo di ricevere su appuntamento proprio per il discorso delle norme di sicurezza che bisogna e del distanziamento che bisogna ancora mantenere, perché comunque siamo ancora in una situazione un po' delicata. Ma avete sia sul sito che comunque sulle pagine Facebook tutti i nostri contatti, quindi potete chiamarci e noi siamo disponibili per farvi preventivi, consigli, insomma anche prenotazioni, quando riusciremo a capire se qua dalla Lombardia possiamo uscire o se dobbiamo rimanere sul nostro Lago Maggiore ancora per un po'. Però insomma, i koala ci sono, gli eucalipti no, però i koala ci sono, i canguri no, ma insomma l'Australia cercheremo di farla vivere con tante emozioni e anche tante foto, tanti racconti. E quindi vi auguro una buona serata e vi aspettiamo. Grazie. Grazie a Roberto, grazie a Giovanni e a tutti i miei colleghi, a Ilenia che è sempre sul pezzo con i social, fortunatamente. Grazie mille. Grazie a tutti per aver partecipato. Ciao. Buon aperitivo a tutti. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ci vediamo in Australia. Ciao. Ciao.